Buonasera a tutti, siamo all'ennesima puntata dei webinar FIPE, credo questo sia l'undicesimo, il dodicesimo di una lunga serie, forse con questo chiuderemo senz'altro il 2021 e poi riprogrammiamo l'attività per il 2022. Oggi, l'incontro di oggi è dedicato ad un tema particolare che trae spunto da una pubblicazione fatta, uscita di recente, che ho qui sotto mano. Naturalmente non siamo qui per promuovere un libro, il libro è uno strumento che indirettamente dobbiamo citare perché è da qui che nasce la traccia dell'intervento di oggi. Peraltro abbiamo con noi proprio le autrici di questa pubblicazione che poi passo a presentare. Il tema dell'incontro di oggi è Creative Restaurant Branding ed è poi il titolo di questa pubblicazione, che messa così sembra una cosa particolarmente sofisticata, in alcuni casi magari può sembrare anche distante o che viaggia a mezza altezza rispetto alle problematiche del momento. Che sappiamo che oggi abbiamo situazioni da gestire molto più a volte pratiche, no? Emergenziali, mettiamo così, la pandemia ha costretto tutti, soprattutto le imprese, a rincorrere l'emergenza, spesso a trovarsi di fronte a delle misure che davano la possibilità di decidere un'apertura o una chiusura in 24-48 ore. In parte questo problema sembra superato, dico sottolineo in parte, perché anche stavolta siamo dinanzi ad un riacutizzarsi del problema contagi, con misure restrittive di diversa natura rispetto a quelle del passato e speriamo, anzi auspichiamo con forza, che non si torni a quella stagione perché sarebbe davvero insostenibile. Lo è stata in passato e lo sarà ancora di più in questo momento. Ecco, allora parlare nel momento in cui si ha la pancia un po' vuota, come ora, perché è vero che siamo in una fase di ripartenza, io sottolineo la parola ripartenza e non crescita, perché stiamo recuperando una piccola parte delle perdite subite nel corso del 2020. Pensate che nel 2020 abbiamo perso come settore un fatturato aggregato di 34 miliardi di euro, quest'anno dovremmo recuperarne poco più di 11 di quei 34 miliardi, quindi siamo ancora a debito per almeno 23 miliardi di euro. Quando si sta sotto i livelli pre-pandemia di 23 miliardi di euro, si sta di fatto ancora sott'acqua, nonostante il fatto che magari i ristoranti, i bar in questo momento stanno lavorando, lavorano ovviamente con le misure di mitigazione della pandemia, quindi il distanziamento dei tavoli ancora. Adesso c'è il Green Pass, ci sarà il Super Green Pass, che avrà comunque un impatto, anche se noi speriamo modesto rispetto al numero delle persone che non sono ancora vaccinate, stiamo parlando di 7 milioni di persone su 54 milioni, però comunque un impatto ancora c'è, non siamo in una condizione di normalità. Allora, parlare in un momento come questo, di identità, di visione, di strategia, sembra in qualche modo poco attento all'emergenza e alla sensibilità del momento. Invece, proprio in questi momenti, e per questo noi abbiamo scelto di fare questo webinar su questo tema oggi, proprio in questo momento bisogna avere la capacità di guardare anche, alzare lo sguardo oltre l'orizzonte, e dico l'orizzonte di una pandemia che dovremo superare necessariamente, la supereremo. Probabilmente questo sarà l'ultimo inverno in cui saremo ancora in una situazione di emergenza, al di là del fatto che poi avremo in qualche modo endemizzato la pandemia magari nei prossimi anni e potremo gestirla con molta più tranquillità, anche se resterà un problema, se il Covid, come dire, resterà tra di noi. Allora, io prima di
passare ad una piccola traccia e poi lascio ovviamente volentieri la parola sia a Nicoletta Poliotto che a Ilaria Legato, che ci faranno la loro presentazione, ci racconteranno un po' perché sono arrivate a scrivere, hanno deciso di scrivere queste cose e condensarle in un libro, da quale esigenza è nato questo, diciamo, questa volontà di mettere nero su bianco, come si dice. Prima di passare la parola a loro, vorrei intanto presentarvele, lo faccio io perché non mi piace che siano presenti, no? Nel senso, almeno glielo risparmio. Allora, che dire di Nicoletta Poliotto? Sicuramente bisogna subito partire dicendo che lei si definisce una digital project manager, quindi è una persona che si occupa di digitale, di innovazione applicata al mondo del food e restaurant marketing. Questa è un po' la sua esperienza, focalizzazione. Questo è il suo terzo libro, ne ha fatti altri due, tutti legati al tema del digitale e del marketing, questa fusione, no? Ormai il marketing non si fa solo offline, ma si fa sempre di più online, e quindi lei, da questo punto di vista, possiamo dire che è senz'altro un'esperta di marketing, senz'altro un'esperta di digitale applicato al marketing. Adesso però ha aggiunto un altro pezzetto, che è quello, il punto da cui è partita, è anche un'esperta del mondo del food, perché se poi ti occupi di marketing di un prodotto devi anche conoscerlo, quel prodotto. E quando parliamo di food parliamo in particolare di ristorazione. Per quanto riguarda invece Ilaria Legato, Ilaria è una brand e designer della comunicazione nel settore Horeca, sapete tutti che sta per là il mondo dell'hotelleria, della ristorazione in senso lato, e ha fondato un gruppo, questo è interessante, si chiamano i Food Designer. Cioè, questa cosa, vi ripeto, io ovviamente sono un po' della vecchia guardia, quindi anche per, diciamo, un po' per età, ma credo di capire che cosa si intenda per food designer. Vuol dire progettare, arricchire di componenti simboliche un prodotto e saper anche per comunicarlo, e di questi tempi è fondamentale. E naturalmente lei è coordinatrice, Ilaria, del Master in Brand Design e Management for Food, The Wine and Tourism dello IEB di Firenze, l'Istituto Europeo di Design. Quindi abbiamo due persone autorevoli che possono parlare con competenza delle cose di cui oggi vorremmo parlare. Ma di cosa vorremmo parlare? Ecco, qui aggiungo io due piccole considerazioni su questo. La prima è che mi ha molto colpito un passaggio di una, diciamo, della descrizione di questa pubblicazione, ma soprattutto del tema, ed è questo: oggi nella ristorazione, come in ogni altra attività, quello che fa la differenza è affermare la propria identità, e qui lo sottolineo, identità, in modo che il pubblico, cioè i clienti, i consumatori, possano riconoscerla come unica e insostituibile in mezzo a mille altre. Perché è evidente che nel mondo della ristorazione, più che in altri settori, abbiamo un problema. Se noi pensiamo ai detersivi, sappiamo che ci sono tre marchi di detersivi fondamentalmente. Quindi fare quello che si chiama top of the mind nel mondo dei detersivi è piuttosto semplice. Farlo nel mondo della ristorazione, dove hai 120.000 ristoranti con servizio, altri 40.000 che fanno take away, poi hai 130.000 bar, poi hai l'agriturismo, poi hai i ristoranti dentro gli alberghi e così via, fare top of the mind, cioè mettere il proprio ristorante nella testa del cliente, non è così facile. Quindi il punto vero è cosa fare per rendere unico la mia proposta, il mio ristorante in questo caso. E questa è una cosa importante. Ora, l'altra, a partire da questo, mi pare che la presentazione possa essere, che poi segue anche la traccia un po' del libro, segua tre filoni fondamentalmente. Quello
della cosiddetta visione e della strategia che possiamo chiamare come brand strategy. Ecco, tenete presente, e non voglio fare il, ovviamente essere troppo didascalico, perché tutti sappiamo che vuol dire brand, non devo essere io a dirlo, però io faccio un passaggio che vorrei invece sottolineare: brand, marchio in modo letterale, ma io aggiungerei marca a marchio, che sembra lo stesso concetto ma non lo è. Qui si tratta di definire la marca della propria offerta. Ogni ristorante di fatto rappresenta la propria marca e deve saperlo fare bene utilizzando tutti gli strumenti. Poi c'è il secondo pilastro di questo racconto, che riguarda l'applicazione e il metodo, cioè come si applica questa strategia, come la si cala a terra, come la si mette in pratica, perché oggi noi vogliamo parlare di cose pratiche, non vogliamo fare solo teoria, e che è appunto la cosiddetta brand identity, come si fa. E poi c'è l'ultimo aspetto, che di questi tempi è ultimo soltanto in ordine cronologico, ma non è ultimo per importanza, che è quello della cosiddetta comunicazione in relazione o brand communication. Come comunico, no? La mia strategia, che si trasferisce in un'azione, in una marca, ma come la comunico al mio target di riferimento, a quello che ritengo il mio target. Quindi questi sono i tre pilastri lungo cui si snoderà il racconto di Nicoletta e di Ilaria. Io credo, anch'io sono molto curioso di seguire questo racconto, e vorrei anch'io poter uscire da questo incontro avendo imparato sicuramente delle cose dal punto di vista teorico, ma anche magari mi piacerebbe poter dare qualche consiglio a qualche ristoratore che conosco, quando se dovesse chiedermi qualcosa, no, sulla difficoltà, perché ho capito che magari deve fare anche delle piccole cose, dei piccoli aggiustamenti. Solo per chiudere con le regole di ingaggio, noi andremo avanti con una presentazione che durerà più o meno un'oretta, e sono sicuro che non ci annoieremo, e dopodiché c'è spazio per un po' di domande. Se qualcuno ha una domanda da porre alle due autrici, quindi a Nicoletta e a Ilaria, lo può fare tramite la chat. Noi poi prenderemo queste domande, le gireremo alle nostre ospiti, in questo caso relatrici, e da loro aspetteremo una risposta. Intanto io vi ringrazio, grazie per la vostra partecipazione, per la pazienza, per la fiducia che ci date in questi webinar, e spero che anche per voi sarà un'occasione interessante. Grazie, e passo la parola a Nicoletta e a Ilaria secondo la scaletta che loro preferiscono seguire. Grazie Luciano, prendo in mano io adesso la parola e dopo passo a Nicoletta. Grazie della presentazione, tra l'altro estremamente precisa. Parleremo appunto di creative restaurant branding, che anche del nostro manuale, come tu hai anticipato, e parleremo di tre argomenti principali. Capiremo esattamente che cos'è il brand, partiremo dal capire qual è la strategia di marca, come si fa strategia di marca, come si veste la marca con un'identità, con una personalità precisa, e poi come si comunica. Allora, il gioco che vorrei fare insieme a tutti coloro che sono collegati adesso, che è poi il senso stesso del nostro manuale, del nostro metodo, è quello di diventare progettisti attivi del proprio locale. Quindi non aspettare dall'alto o comunque dall'esterno avere, no, dettagliatamente i tratti precisi di come deve essere il vostro ristorante, ma partire proprio da un viaggio all'interno della vostra idea di business, all'interno del perché, che vi ha spinti a lavorare, quindi come dipendenti all'interno di questo luogo, come imprenditori. Quindi, se potete, se avete un foglio bianco vicino, vi stimolerei a usarlo
per buttare giù, mentre seguiamo insieme questo viaggio, facciamo insieme questo viaggio in questa ora, una serie di idee che sono certa vi torneranno molto molto utili. Quello che usiamo quindi è il pensiero creativo, il pensiero laterale. Vi mettiamo al centro di questa progettazione e vi aiutiamo in qualche modo a stimolare questo pensiero creativo che è la risposta che apre. Allora, partiamo quindi da una metafora. Costruire il proprio ristorante, il brand del proprio ristorante, è come creare, far crescere un albero. Ovviamente vi chiederei, per far crescere un albero, ovviamente non si parte dalle foglie e dai fiori, ma dal seme, dalla terra, dalle radici. Ecco, considerate l'identità della marca, e ha detto bene prima Luciano, la marca non è macchio, ma la marca è tutto quell'insieme di emozioni, di storie, di relazioni, di magia che a nominare il vostro ristorante un cliente in qualche modo stimola. Quindi non è soltanto la parte visibile, non sono soltanto i fiori e le foglie dell'albero, non è soltanto la struttura del ristorante, il prodotto, il servizio che offrite, ma sono anche le radici, i valori, il messaggio, quella parte invisibile che, come vedete in questa figura, non si vede apparentemente, ma che insieme a quella visibile costruisce l'insieme dell'identità della vostra marca, del vostro brand. Quindi il brand non è soltanto un prodotto e un servizio, ma un insieme di emozioni, di storia, di magia, di essenza che rimane impressa nel cuore e nella testa del vostro interlocutore, del vostro ospite. Quindi fare branding significa occuparsi proprio di questo tratto distintivo, di ricercarlo, di trovarlo, di comunicarlo, di esprimerlo, e sarà proprio questo tratto distintivo, questa identità visibile e invisibile, totalmente armonica, che vi contraddistinguerà nel mercato rispetto ai competitor, rispetto ai concorrenti. Bene, a questo punto vi domanderete, ma da dove partiamo? Abbiamo questo foglio bianco, abbiamo capito che il brand non è soltanto il marchio, non è soltanto l'architettura del nostro ristorante, la parte proprio che si vede, ma è qualcos'altro. Da dove partire? Partiamo proprio dalla strategia. Che cosa significa strategia? La strategia è l'arte del condottiero, a livello etimologico vuol dire proprio questo. Quindi mettiamoci al centro con la nostra visione davanti di quello che vorremmo essere come ristorante e partiamo da quello che siamo adesso. Quindi iniziamo a costruire quello che viene chiamato proprio il DNA. Il DNA, quel seme, vi ricordate, dell'albero che vi ho fatto vedere prima, che è costituito da cosa? In questo caso non da proteine e vitamine, in un certo senso lo sono, ma sono l'insieme delle visioni, della missione, dei valori, quello che viene chiamato in inglese purpose, della ragione per la quale io ho deciso o di lavorare o di aprire un locale dedicato al convivio, alla ristorazione. Non può essere solo una ragione di business. Dobbiamo trovare quel tratto emozionale e quella ragione profonda, quel messaggio che poi possiamo declinare in tutti i fattori che poi entreranno in contatto con il nostro cliente. Quindi anche qui una importante appunto frase che è conosci te stesso, ovviamente qui la indichiamo come conosci il tuo business, entra all'interno della tua idea e domandati, e ve lo domando direttamente, perché esiste il vostro ristorante o perché lavorate all'interno di un ristorante? Perché avete deciso di dedicare la vostra vita, perché di vita si tratta e di dedica pure, visto che il ristorante è un lavoro non come gli altri, ma che imprime un ritmo, una presenza totali, una abnegazione. Perché avete deciso appunto di aprirlo? Quali sono i valori che vi hanno mosso in qualche modo? Quelli di continuare una tradizione di famiglia, il fatto che magari siete amate tutto quello che è la cucina vegetariana e volete appunto in questo ristorante promuovere questa attenzione etica alle cose cucinate in un certo modo. Cercate di capire, magari in maniera molto breve, riassumere qual è la ragione. Perché abbiamo deciso di aprire questo luogo? A un certo punto, tutte queste domande
diventano proprio, la risposta a tutte queste domande diventano proprio la definizione di una vera e propria strategia. Quindi questa parolona strategia, vedete come riportata alla realtà, non è altro che la risposta piano piano e mi raccomando, non è così banale, perché alle volte si va in automatico, ogni mattina ci alziamo, apriamo il bandone del ristorante, facciamo tutti i lavori pratici che dobbiamo fare, accogliamo i clienti e spesso questa domanda è un po' faticosa farsela. In realtà, unendo tutti i puntini, quindi del perché esistiamo, di quali sono i valori, di qual è la nostra visione, cosa vogliamo diventare domani, cosa facciamo oggi per arrivare agli obiettivi a lungo termine e quali sono le nostre radici. Quindi rivediamole insieme queste domande. Perché hai deciso di creare il tuo ristorante? A cosa aspira a diventare il tuo locale? Chi siamo oggi? Quali sono gli obiettivi a medio e lungo termine? Che cosa vuoi essere domani? Come ti vedi nei prossimi anni? In quale posizione nel mercato ti vedi? Come ti vuoi proiettare col tuo business di adesso, domani? Quali sono i valori di cui ti fai portatore? Il messaggio, al di là appunto dell'avere semplicemente un prodotto e servizio dedicato al convivio, cosa aspiriamo a diventare? E poi domandati, che cosa fai oggi? Riportati appunto nel qui e ora del tuo ristorante, del tuo luogo dedicato all'ospitalità. O magari se ci lavori, non sei l'imprenditore, ci lavori dentro, e domandati, cos'è che fai di concreto ogni giorno per arrivare piano piano a quelli che sono i tuoi obiettivi di domani? Cosa fai per il mercato? Cosa fai per i tuoi collaboratori? Ricordiamoci che questo lavoro sul brand, su questa essenza che deve rimanere impressa nella testa e nel cuore dei clienti, è un lavoro che si fa non soltanto per l'esterno, ma anche per convincere, motivare la squadra di collaboratori all'interno, perché sono loro che poi metteranno in scena i messaggi, i valori, la radice che tu e l'idea di marca che tu vuoi imprimere all'interno del mercato. I valori sono importanti, sono quelli che rimangono, no? Quindi il valore, per esempio, potrebbe essere l'attenzione all'etica, l'attenzione all'altro, creare ad esempio un ristorante come ha fatto Bottura, che si chiama il Food to Soul, dove all'interno c'è un'attenzione all'etica molto importante, non soltanto all'attenzione del classico ciclo degli ingredienti, da dove arrivano, eccetera, ma anche all'interno le persone che lavorano insieme a lui a questo progetto sono persone diversamente abili o comunque persone comunque che hanno poi delle loro abilità particolari che lui in qualche modo evidenzia. Quindi quello è comunque un valore forte, può piacere o non piacere, ma senz'altro è un'identità che si distingue dalle altre. Qual è la tua? Cerca di capire se mentre appunto leggo queste domande c'è qualcosa che in qualche modo ti arriva alla mente. Ecco che piano piano, definendo, unendo tutti quei puntini che vi ho fatto vedere prima, quindi i valori, la missione, la visione, chi sono oggi, cosa voglio diventare domani, cosa meglio essere per far funzionare il mio locale, ecco che incomincio a rispondere a quelli che potrebbero essere i bisogni di un determinato target, di determinati clienti che sono sul mercato. Non solo i bisogni quindi funzionali, ma anche quelli emozionali. Quindi ecco che mi vado a posizionare. Se ho scelto quindi di essere il miglior ristorante vegano, vegetariano all'interno del mio mercato di riferimento, ecco lì che voglio andare, è lì che mi posiziono. Ovviamente parlerò a un determinato target e soddisferò dei bisogni emozionali e funzionali di un determinato, una determinata fetta di mercato. Quindi ecco che comincio a capire in che contesto il mio ristorante è calato. Ovviamente una volta definiti questi valori andiamo a vedere chi dei nostri competitor e concorrenti esprime. Vediamo se c'è qualcun altro che cerca in qualche modo di esprimere i nostri stessi valori e cerchiamo di capire come lo fa, cercando di insinuarsi all'interno di uno spazio che magari ha lasciato libero. Ecco che piano piano la nostra audience, grazie al fatto proprio di circoscrivere questa strategia, questi valori, il ristorante che vogliamo essere, incomincia a venire fuori, incominciamo a capire
piano piano, proprio facendo questo lavoro, e guardate, credetemi, accompagnati, è proprio un lavoro di risposta a delle domande, di mettersi un attimo con la testa fuori dalla quotidianità e a pensare, a vedere un pochino dall'esterno il nostro luogo, cercando di capire qual è la radice che ci rende unici rispetto agli altri. Sono certa che già in questi poche slide che abbiamo, questo piccolo percorso che abbiamo fatto insieme fino adesso, c'è qualcosa, sono sicura, sono certa, chi ci ascolta sarà venuto in mente. A questo punto, vi ricordate, eravamo nella parte delle radici dell'albero, siamo pronti ad uscire con i nostri rami, a mettere delle foglie e quindi arrivare nella parte visibile, a costruire la parte proprio dell'identità che in qualche modo il nostro locale deve avere e che i clienti devono riconoscere. Allora, sicuramente, mentre parlavo della progettazione del brand, avete sicuramente notato che è quasi come se parlassi di una persona, mentre parlo del vostro locale, no? Ecco, allora, una cosa che possiamo confermare è che oggi un brand, una marca è tanto più potente, più forte, quanto più è antropomorfa, quanto più ha una forma umana, quanto più ha una sua voce specifica, ha un suo carattere, ha un suo stile. Beh, c'è un famosissimo autore, un vecchio teorico degli anni 60, che diceva, che era appunto Jacques Seguela, che diceva che un brand è come una rock star, e un brand è tanto più potente quanto ha un fisico per convincere, uno stile per sedurre e un carattere per durare. Ecco, adesso proviamo proprio attraverso questa piccola intuizione che ha avuto Seguela già negli anni 60, a dare voce, a dare forma, a dare dimensione ai nostri valori passando attraverso queste tre caratteristiche. Qual è il fisico del nostro ristorante? Quale può essere lo stile? E qual è il carattere? Per arrivare quindi in aiuto appunto di questo processo, vi sintetizzo quindi quali sono le fasi per arrivare a vestire a livello caratteriale il vostro locale. Abbiamo passato la fase dell'identificare, quindi abbiamo identificato quali sono i nostri valori e quindi strategicamente dov'è che con questi valori ci potremmo posizionare all'interno del mercato. A questo punto occorre rappresentarli, perché i valori sono ancora nella parte invisibile, li abbiamo decisi, ma ancora il nostro cliente come li fa a percepire? Attraverso la rappresentazione, andando a trovare come il nostro carattere si può poi declinare in tutti i punti di contatto di cui poi Nicoletta vi parlerà in maniera più specifica, perché non lasciamo niente al caso, vi daremo veramente tutti i segreti, tutte le suggestioni necessarie affinché, questa è la scommessa, alla fine già di questo incontro possiate avere già un'idea di come vestire di brand il vostro luogo. Quindi occorre rappresentare questi valori. Occorre manifestarli, poi applicarli nei punti di contatto, mettendoli in pratica con i clienti, perché al momento in cui il cliente apre la porta del vostro luogo, del vostro locale, è l'apertura, un'esperienza identitaria che gli rimarrà addosso, insomma, per sempre. Questo è l'obiettivo, e questo è quello che noi facciamo con i nostri clienti. Bene, vi darò adesso una suggestione, uno strumento, una mappa, attraverso la quale, alla domanda, ok, ma che carattere ha il mio locale? Come faccio a capire, come faccio a dargli un carattere, una personalità? Allora, con Nicoletta abbiamo preso e declinato per la ristorazione un vecchissimo strumento, veramente antichissimo, che si chiama enneagramma, che vuol dire 9 segni. Infatti, come vedete in questa figura, ci sono 9 segni, vedete questi puntini in questa figura che sembra quasi una stella. Ecco, questo è uno strumento archetipo. Cosa sono gli archetipi? Gli archetipi sono delle identità specifiche, sono personalità determinate, universalmente riconosciute, che in qualche modo ogni volta che si esprimono vengono immediatamente riconosciute. Vi faccio un esempio proprio pratico. Guerre stellari. Nelle guerre stellari c'è il principe, la principessa, l'eroe, il male, il cattivo, il saggio, l'amico. Ecco, con la stessa tipologia, con la stessa praticamente azione, con lo stesso strumento archetipo, noi abbiamo declinato, prendendo proprio l'enneagramma che divide in 9 tipologie caratteriali le persone,
E noi, visto la cosa che ho detto prima, tanto più un brand è forte quanto più è antropomorfo, abbiamo declinato queste 9 tipologie caratteriali in 9 tipologie caratteriali dei ristoranti. Ovviamente tutte queste tipologie sono poi a loro volta divise in ristoranti attivi, ristoranti con carattere emotivo, ristoranti con carattere razionale. Ovviamente, signori, quello che state vedendo è uno strumento creativo. Ricordatevi come abbiamo iniziato, un foglio bianco. Voi diventate progettisti attivi in questo lavoro, in questo metodo, in questo processo. E quindi questo è uno strumento di creative thinking, di pensiero creativo, che non deve essere una prigione. Qualcuno di voi dirà, ma io non sono nemmeno uno di questi, non mi riconosco nemmeno uno di questi caratteri. Sforzatevi, ovviamente poi nel manuale ci sono una serie di altre suggestioni legate a ciascuno, ma adesso appunto il gioco che voglio fare insieme a voi è, mentre ve lo leggo, cercate di capire il vostro locale secondo voi in quale di questi caratteri potrebbe stare. Ristorante standardizzato, ristorante amorevole, narciso, creativo, innovativo, tradizionalista, multiesperienziale, lusseggiante, sociale. Qui ci sono delle carte con dei disegni che magari potrebbero ancora di più aiutare in questa suggestione, no? Quindi standardizzato, un format molto preciso, come potrebbe essere McDonald's, il ristorante innovativo, quello di ricerca, piuttosto che tradizionale. Quindi quello che insegniamo a fare, una volta abbiamo trovato la parte strategica, è di vestire di carattere, di un carattere particolare questo luogo. Ma facciamo un caso, torniamo un attimo a terra e vi facciamo proprio un esempio pratico. Siamo a Venezia, questa è una delle nostre clienti, ho scelto proprio Elisabetta Dotto, che è un'imprenditrice davvero molto in gamba, che ha già un suo albergo a Cortina, l'Hotel Ambra, e che nel 2019... anno interessantissimo per poi tutto quello che è arrivato dopo, ha deciso di aprire una boutique hotel proprio a Venezia. Con lei abbiamo proprio usato questo processo. Uso il suo esempio perché il luogo che abbiamo creato insieme a lei è di prossima apertura, il 15 dicembre, durante la Cocktail Week a Venezia ci sarà proprio l'inaugurazione del locale. Siamo in un hotel 5 stelle, ovviamente la signora aveva necessità di aprire all'interno un luogo dedicato al convivio. Insieme a lei, facendo il gioco che abbiamo fatto insieme prima, abbiamo individuato per il suo luogo un carattere multiesperienziale. I valori che la signora all'interno della sua impresa, il cosiddetto perché ho aperto questo luogo, sono l'accoglienza nell'intimità personale del sonno e del cibo, la condivisione della gioia, del ristoro, la percezione della sicurezza domestica. Sono questi i valori di una buona ospitalità. Quindi un cliente va compreso, poi anticipato, poi ancora sorpreso, perché a differenza di ogni altro settore, l'unica ricchezza che il cliente si porterà a casa è il ricordo. Quel buon ricordo quindi sigilla il lavoro ben fatto, trasformandolo in una vera e propria esperienza. Access è il nome del luogo, quindi eccessivo, multiesperienziale, all'interno c'è un giardino particolarissimo, le camere sono soltanto 16 ma ognuna decorata con una stoffa Orbelli diversa. Quindi ecco che prende forma attraverso quindi questo esercizio, questi sono i valori, l'accoglienza, la signora ha un suo nickname, viene chiamata la locandiera, quindi questa l'accoglienza al femminile all'interno di questa casa, di questo hotel, quindi la parte del convivio non poteva essere diversa. Ecco che quindi il luogo all'interno prende forma e insieme alla signora lo abbiamo descritto così. Sono l'anima dell'hotel, lo spazio dedicato al convivio, voglio proporti un altro tipo di ospitalità, fuori dai soliti canoni alberghieri a Venezia. Relazioni, storie e magie sono gli ingredienti principali di cui sono fatta. Credo nel potere dello scambio, delle relazioni e delle nuove conoscenze, perché Venezia è sempre stato un crocevia, no? Di etnie, di culture, di gusti, di profumi. Ecco che quindi nasce Access Venice, Cocktail Food and Garden, quindi abbiamo usato due spazi, la parte del giardino, quindi per declinare, ok, questo senso dello scambio, delle storie, delle relazioni, la magia
della Venezia che si fa concreta, tangibile attraverso questi punti di contatto espressivi all'interno del luogo. Quindi un giardino con un sentore orientale, appunto Venezia, la porta verso l'Oriente. Abbiamo dedicato praticamente anche tutti gli strumenti all'interno, i punti di contatto, gli accessori dedicati al femminile, a questo giardino, a questa locandiera che accoglie all'interno della sua casa in un momento dedicato al food and beverage. In questo caso, e qui vi stimolo veramente, quando ho pensato dovete costruire un luogo all'interno per esempio di un hotel, ma in generale un ristorante, a non percorrere necessariamente le strade solite. In questo caso il luogo dedicato al convivio non è esattamente un ristorante, ma è un cocktail bar, un cocktail food and garden, cioè parte del giardino, dove la lista dei cocktail è stata studiata ad uno ad uno proprio per dare, per raccontare i valori che vi ho letto prima del luogo, questo senso di relazioni, storie e magie che Venezia stimola. E insieme è stata creata una vera e propria lista di ingredienti e di appetizer che in qualche modo in food pairing vengono associati ad ogni nome del cocktail della lista, ed è la suggestione proprio come se il cliente stesse bevendo e mangiando il senso e l'essenza del brand di Access Venice. Bene, a questo punto abbiamo studiato la strategia, abbiamo capito i valori, li abbiamo vestiti di un carattere, andiamo a vedere come si esprimono all'interno dei touch point, dei punti di contatto. Lascio quindi la parola a Nicoletta che vi parlerà della seconda parte appunto del processo. Benissimo, grazie. Scusate, ho dovuto fare un po' di click per attivare l'audio, per lanciare la mia parte di slide. Intanto ringrazio profondamente Luciano e Cristina e tutta la FIPE che ci ospita in questo luogo, perché il web abbiamo scoperto essere un luogo così, così incredibile, così denso di storie, di emozioni, soprattutto in questi periodi che cercheremo appunto di non solo rispettare, ma di sostenere in tutti i modi possibili ed immaginabili. Ilaria, la mia collega, ha raccontato la prima parte di questo metodo, il metodo che tra l'altro è marchio registrato, perché avete visto questa R, no, a fianco appunto del nome Creative Restaurant Branding, certifica il fatto che abbiamo studiato, sperimentato sul campo, da locali stellati a osterie, da pizza al taglio a gelaterie, abbiamo applicato e sperimentato questo metodo per far emergere l'identità nascosta, no? Come quelle corte sconte, no? Questi giardini nascosti veneziani a cui abbiamo fatto riferimento. Bene, siamo partiti dalla prima parte, quella dell'analisi, quella del scavare dentro noi stessi, cioè andare alla scoperta, anche se pensiamo di conoscerci, andare alla scoperta di tutti i nostri segreti, opportunità, punti di forza, punti di debolezza, bellezze che possiamo e vogliamo mettere in evidenza. Perché poi è inutile dire questo cliente non ha compreso la mia arte, se io non ho saputo trasmettergliela, se io non ho saputo raccontargliela, se io non ho saputo veramente declinare in maniera coerente la mia stessa storia. Quindi noi dobbiamo sempre assumerci le nostre responsabilità con questa attività di scavo, di scoperta e poi di definizione dei vari elementi, dei vari caratteri. Questi caratteri devono essere degli ingredienti per comporre una ricetta, la ricetta del nostro successo. Bene, questa ricetta poi deve essere chiaramente assaggiata, condivisa, ed ecco che deve essere espresso il brand, la marca, ok? Quindi l'anima, la storia, la filosofia del posto che è emersa deve essere ben declinata e soprattutto deve essere declinata con dei codici, quindi come dei piccoli linguaggi, no? Molto chiari, che siano chiari per me che li racconto e che siano efficaci, diretti, immediati ed emozionanti per il pubblico che li ascolta. Li andremo a vedere tutti, ok, uno per uno, facendo di ogni linguaggio, quindi di ogni stile di racconto che io dovrò adottare, anche un esempio, un caso di studio, così per portare a terra, come diceva prima Luciano, tutte le fasi del nostro lavoro. Prima di tutto appunto noi abbiamo identificato e definito quella che viene declinata come
la brand identity. Esiste un nome italiano, quindi lo usiamo, identità di marca. Identità di marca sono tutti quegli elementi che io sono riuscita a mettere sul piano di lavoro e che sono ora pronti ad essere serviti al mio ospite. Serviti come? Dove? Dappertutto, in maniera coerente, puntuale, ovviamente definita in ogni piccolo dettaglio, così come quando noi andiamo a impiattare e servire la nostra pietanza. Qui facciamo un esempio, l'esempio del Nicchio, che è una focacceria, quindi vedete anche qui è un fast and good shop, quindi un negozio fast molto verticale dedicato alla focaccia toscana e che ha deciso appunto di declinare questo lavoro poi in tutti i vari elementi distintivi. Il primo linguaggio è letteralmente un linguaggio, è la voce del brand con la quale puoi raccontare la sua storia, è quella che viene definita l'identità verbale, fatta di frasi, parole, quindi veramente la definizione di tutte le componenti linguistiche dei miei messaggi, che saranno verbali per l'appunto in tutti i sensi, quindi sarà la telefonata, la mail, la risposta ad una recensione, la risposta a un commento, oppure semplicemente il testo che io utilizzerò per raccontare la mia storia. Per quanto riguarda un'identità verbale coerente, portiamo l'esempio di una delle poche, se vogliamo, catene ristorative italiane, che è Food Bottega Sicula. Molti di voi la conosceranno. Food Bottega Sicula è una piccola catena italiana, molto verticale perché è legata soprattutto al panino d'autore, al panino di qualità, al panino che lavora molto sulla territorialità. Siamo a Catania, si diffonde poi Food Bottega Sicula, ovviamente con una grande attenzione alla qualità dei prodotti e alla territorialità, si diffonde in altri territori siciliani per poi espandersi nel resto della penisola. La cosa interessante di Food è che ha una fortissima identità verbale. Andrea Graziano, l'ideatore, l'inventore, l'owner, il fondatore di Food Bottega Sicula, parte da un gioco linguistico, un gioco che abbiamo fatto tutti da ragazzi, che è quello di scrivere in italiano così come si pronunciano le parole inglesi. Quindi food diventa F-U-D, burger all'H e via discorrendo. Voi direte, vabbè, è una sciocchezza. In realtà questa escamotage linguistico che diventa proprio il linguaggio che parlano anche le persone, la cartellonistica, il sito e i menu e tutti gli strumenti di Food, diventa un ponte, una lingua comune che lega fortemente la identità gastronomica di Food ai propri ospiti. Ma passiamo ad altri linguaggi. Un altro elemento linguistico fondamentale è il nome. Molto spesso assistiamo a bizzarrie nei nomi dei ristoranti, dei locali che frequentiamo, che comunque ci capita di incontrare e di vedere. Ma da veramente ristorante Roma a Trieste, per dire, anche se poi magari non è cucina tipica romana, quella che viene proposta, consueti, usati anche un po' frusti, se vogliamo, per data proprio la loro eccessiva frequentazione. Quindi tutti i vari la pesa, al cambio, Piazza Duomo, e parlo anche di grandi brand che però si ritrovano con un nome simile a quello di tantissime altre realtà. Per non parlare di Miramonti, Miramare, che sono degli esempi proprio ormai canonici, oppure i vari Pizzeria Golfo di Napoli, ecco per intenderci. Quindi la parte del nome è assolutamente essenziale. Questo è un caso di studio internazionale, quindi non è italiano, ma che ha deciso di lavorare su un nome fortemente italiano e raccontando la landmade, no, in maniera molto molto particolare. Ma tantissimi possono essere gli esempi di grandi nomi brillanti che vanno poi a raccontare veramente in maniera diretta l'identità. Un altro linguaggio sul quale sempre con coerenza dobbiamo lavorare è quello visuale. In un'epoca in cui la comunicazione frammentaria è veloce, lavoriamo molto sul digitale, lavoriamo molto sui social, ecco che questa frammentarietà si unisce come converge dopo in un uso sapiente della parte visuale, che è fatta di tanti elementi.
non soltanto dello scatto fotografico, ma anche di qualcosa di più profondo, di più intrigante, se vogliamo. Bene, facciamo degli esempi. Nell'identità visuale, quindi, c'è tutta una serie di elementi estremamente importanti. Se vogliamo, compreso anche quello che prima con Luciano veniva definito il marchio, no? Che poi è una delle componenti principali, perché fa parte di quello che comunemente viene chiamato logo, che è quel segno, la virgoletta di Nike per intenderci, o la M di McDonald's, che individua in maniera, attraverso la forma e i colori, individua un elemento principale. Non è soltanto il logo, ma anche fatto di altri elementi importanti, e qui vediamo per esempio la visual identity nella sua complessità, è fatta di tanti altri elementi. Qui è la storia di, questa è la storia di un sushi bar, ok, sushi do, che fa vedere tanti piccoli elementi, quindi tanti piccoli strumenti in cui viene declinata la identità con un linguaggio coerente, non soltanto il linguaggio verbale, ma anche, come vedete, dei segni, il logo, le icone, i colori, le forme, gli elementi distintivi, questi chicchi di riso che si fanno gioco, immagine e si fanno segno. Vediamoli un po' insieme tutti questi elementi del corredo visuale di un brand del ristorante. Su tutto, prima di tutto, abbiamo il colore che diventa veramente determinante. Noi lo sappiamo da certe statistiche che il colore più diffuso come color brand, cioè come colore di marca nella ristorazione, è il rosso. Con questo non dobbiamo far sì che tutti i brand abbiano come colore principale il rosso, non è assolutamente necessario, perché dobbiamo vedere che tipo di identità possiede questo ristorante, per l'appunto. Però ci sono dei colori iconici che ci raccontano, anche se noi coprissimo la scritta oppure il logo, riconosceremmo e identificheremo come i colori di quel brand. Qui facciamo tre esempi legati al mondo del food e comunque della somministrazione. Il primo assolutamente internazionale, strepitoso, che tutti conoscono, che è il rosso Coca-Cola, ma anche, perché no, il verde Starbucks. E per giocare in casa l'azzurro Pescaria. Pescaria è un'altra catena italiana, una piccola catena italiana di panino di mare, che ha come concept verticale il panino di mare, che nasce appunto a Polignano, quindi in Puglia, e poi si diffonde a macchia d'olio e si distribuisce un pochettino in tutta la nazione. Un altro elemento visuale molto importante è la forma che noi diamo alle nostre parole, ossia le lettere, i font, che sono un altro elemento estremamente interessante, si chiama in linguaggio tecnico identità tipografica o typography, però noi chiamiamolo per esempio font. Ma come si traduce font in italiano? Guarda caso, in maniera sorprendente, noi vediamo che font si traduce con la parola carattere. Sì, perché il tratto, una scelta del tipo di lettera che noi andiamo ad adottare, identificherà in maniera molto veloce il carattere. Facciamo un esempio: se io sceglierò un font molto fiorito, per esempio un font calligrafico, avete visto per esempio Coca-Cola, no? Un font calligrafico, piuttosto che con tutte quelle virgolettine che si chiamano le grazie, darò un'immagine più elegante, più raffinata, più profonda, più antica, più vintage. Se invece io scelgo delle linee più semplici, dei piccoli bastoncini, no? Le mie lettere assumono subito un'aria, danno subito alle parole un'aria più diretta, più semplice, più familiare, più avvolgente, che ci abbraccia. Ecco, vedete come questi elementi visivi sono determinanti. Ma poi ci sono tanti altri linguaggi, per esempio i linguaggi sensoriali, che spesso i ristoratori trascurano. Mi sento di tirare le orecchie ai ristoratori proprio perché molto spesso non ci rendiamo conto che l'esperienza del cibo è una delle poche esperienze che abbraccia tutti i sensi, non soltanto il gusto, ok? Ma spesso viene trascurato. Sì, si ricorda un po' la vista, lavorando sull'impiatto, no? Quindi sulla composizione del piatto, si ricorda il fatto del gusto, ma si trascura tutto il resto. In realtà ce ne sono cinque di sensi e noi li dobbiamo valorizzare tutti. Quindi un linguaggio sul quale lavorare è quello che riguarda l'identità sensoriale. Qual è l'identità sensoriale? Soprattutto ne sottolineiamo due molto importanti, che sono l'identità olfattiva, cioè tu, ristorante, di che profumo sei?
Perché molto spesso non si bada a questo aspetto. È una caratteristica molto più sfruttata, diciamo così, o valorizzata nell'hotellerie, dove si è cominciato a lavorare sull'identità olfattiva, cioè sui profumi, sull'attenzione all'odore che io percepisco quando entro in un ristorante. Invece molto spesso questo viene assolutamente trascurato, anzi diventa negativo, perché magari non si lavora bene sull'eliminazione addirittura di odori che invece non si devono proprio percepire. L'altro elemento interessantissimo è quello della identità sonora, quello che viene chiamato sound branding. Molto spesso anche questo viene trascurato dai ristoratori. Entriamo in certi ristoranti dove sentiamo la televisione accesa, la radio sguaiata che copre addirittura la conversazione delle persone che sono all'interno del ristorante. Insomma, invece un grande lavoro può e deve essere fatto sul tipo di tappeto musicale, di tappeto sonoro, di suono, che è un altro elemento che racconta chi è il ristorante, qual è la sua filosofia e qual è il suo stile. Qui facciamo l'esempio famosissimo e clamoroso del Buddha Bar, che non solo è diventato una catena di locali aperti in tutto il mondo, partendo appunto dal locale bellissimo di Parigi, ma addirittura ha catturato, coinvolto, opzionato uno stile musicale, creando una etichetta musicale e proponendo una serie di compilation proprio a nome Buddha Bar. Chi più o meno alla mia età si ricorda sicuramente di questo stile di musica e anche di questa cosa. Si andava anche a vivere un'esperienza al Buddha Bar anche per la sua forte identità musicale. Poi tanti potrebbero essere gli esempi. Però quando abbiamo definito il linguaggio dobbiamo cominciare a comunicare, quindi a creare questi messaggi. Dove? Su degli strumenti. Come devono essere costruiti questi strumenti? Allora, questi strumenti che cosa sono? Sono delle risposte ai punti di contatto del mio ospite. Il punto di contatto in inglese si dice touch point, e ora sono tantissimi. La persona che mi risponde al telefono, la persona che mi risponde alla mail, l'insegna, la vetrina, la segnaletica, il biglietto da visita che mi capita per le mani, la brochure, ma non solo, il sito, il social. Vedete, questi sono tutti dei punti di incontro che l'ospite può avere anche prima di entrare o di vivere l'esperienza del gusto, può avere, di incontrare, e quindi può essere impattato e influenzato da esso. Abbiamo raggruppato tre tipi di punti di incontro per chiarezza, non per fare un po' così il punto della situazione, e questi tre tipi sono i seguenti. Dobbiamo costruire degli strumenti che vadano a coprire o a rispondere ai bisogni dei nostri ospiti quando c'è un punto di contatto digitale, un punto di contatto fisico che è composto da due aspetti fondamentali: la location, cioè il posto, il ristorante, e poi anche l'aspetto umano, cioè le persone che io incontro, le persone che mi parlano, le persone che mi rispondono e che mi presentano, per esempio, che mi accompagnano durante la mia esperienza del gusto. E poi c'è una terza area molto importante, anche qua davvero, che comprende tantissimi punti di incontro possibile, ed è quella degli strumenti, quelli che in inglese vengono chiamati collateral, ma che sono tutti gli strumenti nei quali io vado a declinare la mia identità, e devono essere tutti veramente coerenti, perché molto spesso ci troviamo di fronte al ristorante che ha sul sito un logo, nell'insegna un colore, nel biglietto da visita tre loghi fa, perché aveva avanzato dei biglietti, allora usa ancora una vecchia identità visiva, e l'utente si trova di fronte a questo guazzabuglio di elementi comunicativi. Quindi la coerenza, dopo questo grande lavoro identitario che io ho fatto, è assolutamente, assolutamente l'elemento determinante. Procediamo, vediamoli un po' nel dettaglio, anche se ovviamente la nostra è una carrellata, no? Quindi dobbiamo fare questo volo pindarico, questo volo d'uccello su tutti gli elementi che noi dobbiamo andare, tutti i puntini che dobbiamo curare e poi unire. I punti di contatto digitali. Ecco, vi ho fatto un piccolo elenco, anche una specie di piccolo note, di piccola promemoria. Dobbiamo coerentemente declinare la nostra identità sul sito web, sul blog aziendale, se ce l'abbiamo, su quelle che vengono chiamate le landing page. Cosa sono le landing page? Traduciamolo letteralmente, sono pagine di atterraggio. Immaginiamo di fare una campagna su Facebook piuttosto che su Google,
E diciamo, iscrivetevi, prenotate questa verticale che facciamo di abbinamento tra Barolo e formaggi raffinatissimi, oppure formaggi dell'Alta Langa, ok? E prenotate, ok? Le persone si incuriosiscono, cliccano su questo annuncio e dove finiscono? Sull'home page. No, finiscono su una pagina dove c'è già raccontata la scheda dell'evento e la possibilità di prenotare direttamente. Queste pagine che fanno una cosa soltanto, che è il posto dove atterriamo quando facciamo una comunicazione, una campagna, si chiamano landing page. Ma poi i profili e le grafiche sui social devono essere coerenti. Le schede locali, cioè le mappe, no? Quindi per esempio la Google My Business, le schede del ristorante all'interno delle varie piattaforme dove noi ci troviamo, devono essere declinate in maniera coerente, ok? Molto, molto, molto coerente. Poi vedo man mano che ci sono tanti commenti, poi dopo magari li riprendiamo perché vedo che ci sono un sacco di commenti interessanti, veramente. Ma poi ancora, la food app, se noi decidiamo di avere una food app che è particolarmente utile e indicata, soprattutto se noi abbiamo per esempio una piccola catena ristorativa. Ma non solo, se noi abbiamo un, che ne so, family restaurant, no, dove puntiamo molto sull'intrattenimento dei bambini, avere magari una food app che racconta e fa scoprire le proprietà nutrizionali della frutta, della verdura, può essere qualcosa di divertente che attrae tutta la famiglia. Le slide, la firma nelle mail, ragazzi, la firma nelle mail è importantissima. Se noi mandiamo una newsletter, ci deve essere una interfaccia che racconti la nostra identità, e poi così via, i video e altri elementi. Procedendo, vediamo gli altri elementi, il touch point fisico. Abbiamo detto che è fatto sia dei luoghi che delle persone, quindi c'è tutto l'interior design, cioè tutti gli elementi, le componenti che arredano, compongono anche strumentalmente, no, il mio spazio, e quindi la location, attenzione, interno ed esterno, perché a volte si trascura l'esterno, si trascura l'insegna, si trascura il dehors. Ragazzi, ora l'outdoor è diventato fondamentale, ma noi spesso ci troviamo un locale bellissimo con un outdoor con 4 sedie buttate lì, 2 funghetti, perché insomma bisogna pur riscaldare questi poveri cristiani che vengono a trovarci, e magari qualche microtenda, ecco, senza curare veramente l'allineamento con l'identità del nostro posto. Poi c'è la parte dell'ospitalità, della gestualità, a cui faceva cenno prima la stessa Ilaria. Poi c'è tutta la parte prossemica. La prossemica è la relazione degli elementi nello spazio, la distanza tra i tavolini, per esempio, lo spazio e la gestualità, la distanza, no? Lo spazio vitale che lasciamo, no? Di respiro che lasciamo ai nostri ospiti. Tutti i dettagli vanno curati, anche negli strumenti, l'insegna, la segnaletica, i biglietti da visita, la cancelleria, la documentaristica, no? Quindi tutti i documenti, no? Dove c'è per esempio il nostro logo o il nostro marchio, le brochure, i depliant, i flyer, le cartoline, i libri, gli strumenti di vendita, quindi i menu, i listini, il packaging. Il packaging è fondamentale, quindi quelle che venivano anche un po', come dire, svilite e disprezzate, ma che invece sono veramente molto importanti, soprattutto in questo momento in cui la lotta agli sprechi è diventata veramente un elemento dominante, le cosiddette doggy bag, ma tutto il packaging del delivery, dell'asporto, gli shopper, tutti quegli elementi che parlano di noi, cioè le persone vanno in giro con il nostro piatto, con un sacchetto, con la nostra identità. Ci rendiamo conto quale forza pubblicitaria ha questo gesto? E su quel gesto noi dovremmo studiare, lavorare, perché va in giro per la città il nostro marchio, dovremmo farlo con grande orgoglio. Tutto il materiale di esposizione, gli eventuali gadget. Bene, ora, sempre per, come diceva Luciano, portare a terra le nostre informazioni, ho pensato di non portarvi dei casi di eccellenza, ma portarvi delle worst practices, cioè delle pratiche pessime. Non me ne abbiano, se per caso sono qui con noi i titolari di queste imprese, sono solo degli spunti per migliorare. Noi abbiamo colto alcuni aspetti che sono degli errori spesso molto molto diffusi, su tutto la non coerenza comunicativa, ma questo l'abbiamo già detto e stradetto. Vi facciamo degli esempi, tutti tratti tra l'altro da realtà segnalate su guide oppure segnalate come eccellenze.
Bene, questo è una specie di food truck marittimo, siamo a Livorno, si chiama la banchina Frozen, ecco, noi atterriamo sull'home page e troviamo un logo schiacciato, ok, quindi una user experience senza progettazione, un layout grafico, cioè una impaginazione non equilibrata e poi una comunicazione frammentaria e confusa. Letteralmente troviamo proprio scritto così, il fritto che non frigge. Possiamo intuire che cosa intenda, ma si ferma lì. Le nostre impanature non contengono glutine, punto. Io non so dove sono, cosa fanno, qual è la loro storia, che cosa ci vuole raccontare. Questo è un altro ristorante, tra l'altro pare molto quotato, di grande qualità e di eccellenza. Ristorante scuola pasta, ristorante di pesce sì, ma con uno slideshow, con immagini non curate, con i piatti addirittura inquietanti, non solo per un vegetariano come me, ma anche per un, diciamo così, onnivoro che magari non ama vedere dei resti di pesce tipo la lisca oppure la testa oppure addirittura ancora più macabro l'occhio infilato al centro di questo impiatto che risulta discutibile. In realtà poi il locale, sono andata a studiarmelo, è molto carino, molto gradevole, quindi avrebbe tantissime cose da mettere in evidenza e da raccontare. Anche qua bellissimo, un ristorante che lavora soprattutto sulla pasta fresca, si chiama La Locanda Garzelli, dove nella comunicazione, adesso non abbiamo tempo e comunque sono minuterie e pignolerie, però ci sono errori, refusi e siamo sul sito web, quindi sulla tua pagina istituzionale, sul tuo posto, è come se io mettessi una tovaglia con la macchia. Ve lo assicuro, per un ospite arrivare a vedere degli errori proprio di grafica, di sintassi, di grammatica è proprio come vedere un menù sdrucito e una tovaglia sgualcita. E poi ancora l'antica osteria del Carugio, molto carina, ci promette la storia del ristorante, ma in realtà all'interno del racconto parla di tutt'altro. Parla dei Carugi, per carità, una storia bellissima, però in maniera veramente frammentaria e non immersiva, non parla dei bisogni o fa scoprire delle cose agli ospiti, agli utenti. Anche qua abbiamo un altro esempio, questo Campano, ci sono dei refusi, degli errori, un nome bizzarro, si chiama Torre One Fire, che non si capisce bene un fuoco a che cosa si possa riferire, tra l'altro in inglese. La palette dei colori non è scelta in maniera coordinata, quindi ci troviamo di fronte a questo viola che appare proprio, che è già un colore bizzarro per essere usato nel cibo, non molto usato, non molto facile da usare, che però viene comunque raccontato in questa maniera. Per non parlare di ricciola saracena, ecco una cosa che mi sento, Luciano, di consigliare, non continuate nella comunicazione a dire che volete innovare la tradizione, cioè un ristorante tradizionale che sposa tradizione e innovazione, basta, non ne possiamo più, siamo, abbiamo detto, 170.000 ristoranti, ecco, non possono essercene 112.000 che stanno innovando la tradizione, non ci credo o comunque non li contraddistingue, non li fa uscire dalla omologazione e dall'appiattimento. Ecco, quindi bisogna tirar fuori la nostra personalità. Anche alcune realtà come Suscettibile, un ristorante in Cilento che cura moltissimo la sua identità, per esempio scivola in questa tradizione, se andate a vedere nel suo sito, la tradizione con l'innovazione, insomma, che veramente è come, cioè non se ne può più, come della parola gourmet, come di tanti termini che ormai veramente sono stati talmente abusati che hanno perso la loro primigenia aura e il loro senso, ecco. Bene, siamo in chiusura e poi magari appunto se ci sono c'è modo di rispondere a tutte le domande, gli interventi che abbiamo fatto, racconto solo ancora un aspetto molto importante, quello che oggi è fondamentale grazie a questo lavoro di scavo dentro noi stessi, abbiamo capito chi siamo e cosa vogliamo e possiamo fare per il mondo. Lo stiamo raccontando in maniera coerente, con tutti i segni possibili e immaginabili, ok? Ora dobbiamo lavorare sulla nostra reputazione, dobbiamo farci passare attraverso queste tre fasi. La prima è quella che si chiama awareness, cioè io devo farmi conoscere e per farlo devo mostrare il mio valore, devo far capire perché mi autodefinisco un supereroe. La seconda è la fiducia, quindi entrare, creare quella confidenza, no? che rompe tutti i muri della diffidenza e che si chiama nel linguaggio tecnico loyalty.
per poi arrivare sul palco con tutti i riflettori accesi su di me e finalmente poter lavorare sulla notorietà, ossia sulla mia reputazione. Quali sono gli elementi? E questo per noi è un inno al progresso, è veramente una sinfonia che dedichiamo veramente all'innovazione e con una rassegna di novità e di tendenze per i brand del prossimo futuro. Qual è il futuro del brand? Cioè cosa vogliamo fare da grandi? No? Qual è il futuro di questa ristorazione? In quale direzione può andare o si orienterà? Sicuramente ci sono delle tendenze che sono fortissime e che sono chiare ormai a tutti, cioè la declinazione di brand sostenibilità è diventata imprescindibile, ma non soltanto più qualcosa di raccontato, ma qualcosa di vissuto. Qui portiamo l'esempio di Green Pea, che appunto è, compreso anche ristorazione a parte food, è un retail hub, perché è un market di 5 piani dedicato interamente a tutte le declinazioni della sostenibilità. Poi già citato Food for Soul di Chef Massimo Bottura, che racconta un po' l'altro elemento, l'altra caratteristica fondamentale del brand, la lentezza, recuperare e dare respiro ai valori e alle relazioni. Quindi il brand non può che essere slow. L'altro aspetto, il brand non può che essere umano. Qui portiamo un esempio di una grandissima accoglienza, che è quello del, tra l'altro, stellato Spazio 7 di Torino, dove il tocco umano è, e vi assicuro in confidenza che resterà sempre, l'elemento principale appunto di tutto il nostro lavoro. E poi il brand non può che essere etico, quindi il brand è la responsabilità sociale di impresa, no? Che è un invito che io faccio un po' a tutti i vari ristoranti. Vi portiamo un esempio bellissimo nell'uso appunto, nella selezione, nell'utilizzo di persone diversamente capaci, soprattutto, ma ancora meglio di noi, di ospitare, che è X-Food, che è San Vito dei Normanni, che in Puglia utilizza del personale appunto diversamente abile. Un'altra caratteristica del brand: dovrà essere un editore, cioè dovrà produrre dei contenuti, e questi contenuti dovranno essere interessanti e dovrà anche essere un intrattenitore. E qui portiamo l'esempio di un grande giovane chef, che è chef Simone Cipriani, tra l'altro che abbiamo assaggiato proprio in questi giorni quando siamo stati a Firenze, dove è chiaro che ormai lo chef deve anche, al di là di tutti i master chef e le spettacolarizzazioni, sia chiaro, ma deve fornire contenuti, deve informare, formare, accompagnare, ok? Nell'accezione più alta del termine. Bene, io ho concluso ricordando comunque che una cosa importante è veramente quella di scavare dentro noi stessi, fare, anche se ci pare di conoscerci, non ci conosciamo realmente, quindi tiriamo fuori tutti i nostri punti di eccellenza, i nostri punti di forza per riuscire veramente a far emergere quell'unicità, che è l'unico elemento che ci consentirà di trovare il nostro posizionamento sul mercato, ma non oltre al mercato, nella testa, nel cuore dei nostri ospiti, perché siamo veramente unici e straordinari. Ecco. Questo è insomma il percorso che abbiamo costruito per voi. Ecco. Bene, bene, allora un applauso virtuale ad Ilaria e a Nicoletta, io le ringrazio per quello che hanno fatto fino adesso e soprattutto per la chiarezza, per la competenza e probabilmente anche per la grinta, almeno dal mio punto di vista. Devo dire a Nicoletta che, visto che bisogna bandire alcune parole dal linguaggio, Nicoletta, bandiamo anche chef. Magari usiamo la parola poco. Una battuta. Bene, una bella provocazione. Bella, una battuta. Bella. Però a parte questa battuta, anche un po' per sdrammatizzare, so che sono arrivate diverse comunicazioni nella chat di apprezzamento, di interesse ad avere la registrazione. Questo noi lo faremo, naturalmente utilizzeremo i canali della FIPE in questo caso per diffondere, però devo anche dire che questo progetto, che è un progetto editoriale ma poi diventa anche un progetto formativo, è entrato nel catalogo corsi di FIPE, che noi vorremmo, abbiamo già promosso e vorremmo sviluppare nel corso del 2022, perché a nostro parere, a nostro modo di vedere, la formazione è l'asset strategico su cui reimpostare una ristorazione
post pandemia. Sappiamo che ci sono molti vincoli per fare un progetto formativo di qualità. Il primo è sicuramente quello di avere le competenze giuste, e non vogliamo sembrare, come dire, presuntuosi, ma riteniamo di averle individuate per le diverse competenze, le diverse tematiche di cui il settore ha bisogno, che ha bisogno di sviluppare. E poi però sappiamo che c'è un problema legato spesso al tempo delle persone, degli imprenditori, dei loro addetti, dipendenti, per andare in aula. È evidente però che noi dobbiamo entrare dentro una logica di formazione permanente. Senza questo rischiamo come settore di perdere la bussola, quindi di non avere la strumentazione di bordo per guidare dentro un periodo che sarà sempre più caratterizzato dall'incertezza, che non vuol dire incertezza, non vuol dire precarietà, ma vuol dire semplicemente che le cose cambiano continuamente. E in questo senso c'è un discorso di precarietà. Il settore è un settore che ha grandi capacità di resilienza, si riprenderà nei prossimi mesi e nei prossimi anni, però è chiaro che le condizioni sono mutevoli e quindi bisogna saperle leggere. Allora, per rompere il ghiaccio, io vorrei fare 20 domande, però so che non c'è tempo, ne faccio almeno un paio per rompere il ghiaccio, poi raccolgo quelle, se ci sono, nella chat e le giro sia ad Ilaria che a Nicoletta. Ecco, la prima, io ne voglio fare almeno due di domande. La prima è questa: se si arriva a sviluppare riflessioni così, diciamo, dettagliate sul brand, sulla strategia, sull'identità, sulla comunicazione, si deve necessariamente partire dal presupposto che è cambiato il rapporto tra ristoratore e cliente, o tra ristorazione e consumatori. Perché se non partiamo da questo, molti potrebbero dire: ma perché devo fare tutte queste cose, il segno, il logo, il marchio, quando io mi occupo di cibo, sono bravo, vado al mercato, o comunque ho bravi fornitori, ho un bravo cuoco, so trasformarlo bene, so presentarlo bene, basta, le persone vengono a mangiare, perché devo perdere tempo in questi fronzoli? E quindi questa è la prima domanda. Sicuramente bisogna fare una riflessione sul cambiamento del rapporto, della relazione tra cliente e ristoratore, e ristorazione o ristoratore. Questa è la prima domanda, però faccio subito la seconda. Noi per tanto tempo abbiamo pensato che il cuore di un ristorante, forse molti lo pensano ancora oggi, io confesso che non sono tra questi, magari sbagliando, non lo so, ma non credo, pensano che il cuore pulsante oggi di un ristorante sia la cucina. Noi abbiamo parlato più volte di cuoco, non abbiamo mai, anche se poi lo abbiamo fatto, lo avete fatto indirettamente, parlato di sala, dell'importanza che le persone che hanno la relazione diretta con il cliente hanno come ruolo all'interno per il successo dell'attività. Quindi da questo punto di vista bisogna probabilmente ripensare anche gli equilibri tra sala e cucina, dal punto di vista proprio dell'importanza, del valore. Quando poi diciamo l'importanza, non diciamo mai che bisogna farla a scapito della cucina, dare più valore alla sala a scapito. Stiamo parlando di valorizzare, semmai aggiungere. L'ultima cosa, e non è una domanda, però una considerazione, è quando Ilaria all'inizio parlava della molto interessante, devo dire, quella ipotesi in cui ci si fa delle domande, no? Quell'ipotesi metodo di lavoro. Io mi faccio delle domande a cui cerco di rispondere. Bene, io invito i ristoratori vecchi come ristoratori, che fanno questo mestiere da tanto,
quelli che lo fanno da un po', quelli che lo fanno da pochissimo e quelli che lo faranno, a rispondere a quelle domande, a scriverle e a provare a dare una risposta con sincerità, non quella che piacerebbe raccontare, quella che effettivamente è la risposta, perché a quelle domande rispondendo si scoprono, se si risponde a quelle domande si scoprono alcune cose, perché banalmente sono anche convinto che alcuni staranno dicendo: beh, io ho fatto il ristorante perché dovevo lavorare. Ora è evidente che c'è anche la componente dell'autoimprenditorialità e dell'autooccupazione, ma è evidente che a un cliente non interessa nulla del fatto che io metto su un'attività perché ho bisogno di lavorare, non è questo quello che il cliente vuole. Allora era solo per sgombrare un po' il campo da qualche equivoco. Quindi torno alle mie due domande, quella sulla relazione tra consumatore, cliente e ristoratore e quella sul rapporto, sul valore della sala all'interno di una ristorazione che guarda tutte quelle cose di cui voi avete parlato. Non so chi voglia rispondere di voi. Parto io da una cosa, perché mi ha subito solleticato questo fatto. Allora, perché dici giustamente a me, se il ristorante mi funziona, alla fine do quelle cosine ai miei clienti, perché devo pensare, no? È anche faticoso, no? Andare a di nuovo capire il brand, se ho tutti gli elementi che comunicano fra di loro. Allora, partiamo dal fatto che noi soddisfiamo un bisogno come ristoranti, un bisogno che è principalmente il bisogno di nutrimento. Il fatto è che adesso siamo in un'epoca post-contemporanea, come la chiamano i sociologi, dove le necessità e i bisogni delle persone si sono sempre più strutturati, non è più soltanto un bisogno di nutrimento, quello che si esaurisce andando a cena fuori, ma un bisogno di fare un'esperienza, un bisogno di essere partecipi a qualcosa, ad un messaggio, quando prima Nicoletta parlava di brand attivisti, no? Che un brand ristorante che magari sottolinea dei valori particolari, e andare a consumare in quel ristorante significa in qualche modo sentirsi importanti e partecipi anche di quel messaggio, non solo di quel cibo. E poi bisogna ancora di farsi vedere, bisogna narciso dell'individuo, no? Di andare a cena fuori per soddisfare un bisogno proprio di stile di vita, no? Di espressione del sé. Quindi perché il ristorante deve uscire fuori dal proprio guscio e pensare a tutte queste cose? Per andare ancor più a dialogare con i bisogni complessi dei clienti contemporanei. Il brand, risponde alla seconda domanda e poi passo a Nicoletta, non è soltanto usato per comunicare all'esterno a questi clienti, ma serve anche a comunicare al cliente interno, al proprio collaboratore. E io e Nicoletta su questa cosa, diciamo che è su questa base qui che abbiamo poi creato tutto il libro, paradossalmente, perché da anni ci muoviamo con gli imprenditori della ristorazione parlando soprattutto al gruppo di lavoro. Spesso paragoniamo il gruppo di lavoro del ristorante come a una compagnia teatrale. Se non c'è il gruppo, se non c'è la squadra di sala insieme a quella di cucina, se non si parla lo stesso linguaggio, non si va da nessuna parte, nemmeno se hai un'architettura meravigliosa e sei famosissimo. Se non regge l'architettura interna delle persone, non si va molto avanti. Per cui il lavoro sul brand noi lo facciamo con principalmente il gruppo, la squadra, le risorse umane, formandoli proprio sul campo, facendo un lavoro singolo, sulle singole identità, su come interagiscono e possono mettere in scena l'identità del ristorante stesso, lavorando spesso anche con attori, attrici, insieme ai camerieri, per lavorare sul loro singolo gesto, non per imprimere, ma per trovare, processo maieutico, la loro capacità di espressione, perché il lavoro di sala è un lavoro sacro, sacro per il brand del ristorante. Ok, io rispondo anche a entrambe le domande, così andiamo a completare un po' le varie visioni, perché infatti siamo complementari, Ilaria è la creatività, io sono la visione, no? Se vogliamo, in qualche misura. Allora, come è cambiato il rapporto? Ci sono almeno tre ordini di motivi per i quali il ristoratore, anche quello che tradizionalmente, insomma, ospita da tantissimo tempo, sulle quali deve riflettere. Ci sono tre motivazioni sul perché deve rinnovare la sua relazione con l'ospite. La prima è di ordine economico. Di ordine economico perché ormai l'ospite
ha determinati bisogni, esige un certo, è cosciente, esige un certo tipo di trattamento, ha dei bisogni che, come diceva Ilaria, vanno al di là della pura soddisfazione del bisogno primario di soddisfare la fame. Sa benissimo che non gli basta più un buon piatto, un buon sorriso, ma ha bisogno di qualcosa di diverso. E poi ovviamente va a cercare, comunicare, trovare informazioni, vuole una relazione che duri e che cominci prima del pasto e che continui dopo, quindi vuole entrare a far parte della tua comunità. Se tu non conosci gli strumenti, i linguaggi e i luoghi nuovi in cui l'ospite si vive fondamentalmente, quindi anche non applichi strumenti e strategie digitali e social, ovviamente puoi chiudere il bandone, anche se sei antico, solido e hai una grandissima capacità di creazione di piatti e di percorsi meravigliosi. Il secondo è perché comunque ricordo sempre che, oltre a essere un imprenditore, e quindi ecco perché l'elemento economico è così rilevante, siamo dei pubblici esercizi, e il pubblico esercizio ha delle responsabilità anche di natura sociale, quindi deve per forza e per statuto, diciamo così, e per ruolo sociale, essere parte del tessuto sociale di un territorio, e soprattutto deve rispondere al dovere di rispondere a bisogni ed esigenze dei propri ospiti, quindi deve conoscerli profondamente, quindi per forza deve, non può più bastare a se stesso, ma deve conoscere e partire dai bisogni dei propri ospiti, perché è un pubblico esercizio e quindi deve esercitare questa sua funzione, e che è un onere ma anche un onore, io penso, perché se no non avrebbe scelto questo mestiere. Terzo è perché comunque noi siamo degli imprenditori dell'ospitalità, e l'arte dell'ospitalità, antichissima in Italia e soprattutto da valorizzare sempre di più, consta nella cura, nell'amore, nell'attenzione, nell'ascolto dei bisogni prima di restituire qualcosa di meraviglioso, di favoloso, di buonissimo, di gustoso, ma chiaramente deve essere la risposta ad un bisogno, altrimenti io creo qualcosa di bellissimo e lo fornisco, lo erogo a qualcuno che mi sta chiedendo qualcosa di completamente diverso. Quindi comunque, anche se io sono bravo, non sto rispondendo al bisogno del mio ospite, quindi devo ripensare comunque questa relazione. Per farlo mi collego alla seconda domanda, che secondo me è interessantissima. Ovviamente devo curare una delle interfacce fondamentali a cui facevo riferimento, che è l'interfaccia umana. Quindi quando parlavo dei touch point, quelli della location, intendevo soprattutto le donne, gli uomini della ristorazione, che hanno questo bellissimo compito di accogliere e di non solo progettare, ma accompagnare veramente come degli attori in scena, di accompagnare i veri protagonisti, che poi sono i nostri ospiti, in questo processo, in questo percorso, che è il percorso del gusto. Poi si potrebbe parlare per ore di come si sta evolvendo la ristorazione, Luciano, e tu sai benissimo, sì, sapresti, sì, condurre benissimo il gioco. Partiamo anche dal presupposto che la ristorazione sta profondamente cambiando, o deve profondamente ripensarsi, anche per via, banalmente, di quella grande forbice che si sta allargando, dove tutta una serie di proposte che stanno in mezzo o si ripensano o rischiano di, insomma, vedere un po' calare i loro affari. Hai ragione. Intanto, prima di passare, voglio semplicemente leggere qualcosa che è importante, che ci mettono in chat. I camerieri bravi si muovono meglio degli attori in scena con i loro piatti, ed è vero, sono loro la vera faccia, la faccia del ristorante. Quindi quello che tu dicevi, l'interfaccia, in questo, sì, caso proprio la faccia, più del titolare e più dei cuochi, vero, che al di là degli stellati nessuno conosce, a parte questa chiosa come periodo incidentale. Complimenti, avete centrato l'obiettivo oggi. Da titolare sostengo ormai da anni che la difficoltà maggiore è ricreare il work team, il tutto tradotto con una formazione di alta qualità. Ma questa, prima di lasciare spazio magari a qualche altra domanda, voglio aggiungere una considerazione che fa qualcuno in chat, quando dice, sì, cose molto interessanti, vero, ma noi facciamo, come riusciamo a tradurre a livello territoriale, per stare vicino alle imprese, questi concetti, atteso che non possiamo clonare Ilaria e Nicoletta, no, n volte, per avere, no, a Milano, a Bologna, eccetera eccetera. In effetti esiste un problema oggettivo, perché se no
dovremmo concludere che il mondo della ristorazione è fatto da gente non capace, no, di vedere il cambiamento. No, ma lo sto facendo io una riflessione. Sì. Così invece purtroppo ci sono dei problemi oggettivi. Il fatto che le persone spesso sono impegnate direttamente nell'attività, sono lavoratori imprenditori il più delle volte, e poi c'è un altro elemento, che non si riesce spesso a trovare le competenze giuste ovunque. Una cosa è avere a che fare con 3 o 4 aziende, magari multinazionali, che no, che prendono i 2 o 3 consulenti, e una cosa avere a che fare appunto con le 120.000 aziende, o a seconda di come le si vuole contare, se ci si mette tutto, anche 160.000, per non parlare poi del mondo del bar, che oggi è sempre più vicino a quello della ristorazione che a quello del bar. Quindi abbiamo un problema. Allora noi come FIPE dobbiamo fare lo sforzo di individuare strumenti nuovi per poter dare alcune risposte che siano sostenibili e praticabili ad una piccola impresa. Altrimenti noi, come dire, possiamo predicare bene, ma alla fine razzoleremo sempre male, perché non riusciamo poi a mettere a terra le cose, non per incapacità o per distrazione da parte delle imprese, da incomprensione. Io parto sempre dal presupposto che se qualcosa non funziona non è perché qualcuno non capisce, è perché a volte ci sono dei problemi per fare delle cose. Allora su questo ci impegniamo a trovare strumenti nuovi, perché la formazione che peraltro abbiamo, su cui stiamo lavorando con questo corso dedicato proprio al creative restaurant branding, e l'abbiamo messo nel catalogo, quindi i corsi si possono fare, però poi c'è il problema di agire. Io credo alla formazione, ma poi la formazione deve diventare anche azione, e quando l'imprenditore non riesce magari a fare da solo per mancanza di tempo, per mancanza anche di strumenti concettuali, no? Deve essere accompagnato, e spesso non ha nessuno che lo possa accompagnare. Allora questa è una bella sfida su cui ci sentiamo impegnati, però adesso non voglio chiudere con un messaggio negativo, e quindi proseguiamo lasciando spazio a qualche altra domanda se c'è. Io adesso continuo a vedere se c'è qualcosa. Alla fine, ne ho vista anche qui. Anche ce ne sono anche altre, che appunto, riallacciandosi a quello che dicevi tu, Luciano, no? Come può un ristoratore che è impegnato in tutte le attività che comporta, insomma, un ristorante, quindi dalla parte amministrativa, fiscale, e soprattutto poi la cucina e tutto quello che c'è nell'organizzazione di un ristorante, trovare il modo e il tempo per dedicarsi proprio a un progetto di brand, fermo restando appunto, come dicevi tu, no, del fatto che spesso mancano gli strumenti oppure le persone, i consulenti, chi può fornire tutti questi strumenti per aiutarlo. Certo, allora io mi ricollego sia alla domanda che ci ha esposto Cristina, sia al ragionamento che non fa una grinza che ci raccontava e ci esponeva Luciano. Dobbiamo partire da questo presupposto che stiamo vivendo un momento di grande trasformazione, e anche un momento in cui forse le riflessioni che avremmo dovuto fare, ma anche qua non voglio piangere sul latte versato perché non è assolutamente nel nostro stile e non è utile per la nostra discussione, le riflessioni che si sarebbero dovute magari fare, no, in tempi di, scusatemi l'espressione, ma è un'espressione popolare, di vacche grasse, ora le dobbiamo fare necessariamente in un momento di vacche magre, ok? E se sono 7 anni sono guai, nel senso che ce le dobbiamo portare per un po', però comunque queste riflessioni le dobbiamo fare, questa crescita, questa maturazione, questa evoluzione la dobbiamo fare, soprattutto alla luce di questa accelerazione nei comportamenti, nelle abitudini, nei bisogni degli ospiti, che è stata dettata da questa crisi, perché questa crisi si è portata ha preso anche un corredo non solo di crisi sanitaria e quindi evidentemente economica, ma anche si è portata dietro un corredo di rinnovate abitudini.
abitudini. Queste rinnovate abitudini, che sono soprattutto digitali, social, e che sono di nuovi bisogni, e le dobbiamo studiare, ce le dobbiamo studiare con una maggiore velocità. Quindi non possiamo fare il serpente che si morde la coda, non abbiamo personale perché non siamo riusciti a formarlo, non abbiamo tempo di fare la formazione e quindi continuiamo a girare in questo circolo vuoto. Purtroppo in questo momento dobbiamo veramente tutti fare questo gesto, no, ideale, e concentrarci, soprattutto anche grazie alle grandissime attività, alle grandissime opportunità che io ho trovato veramente sorprendenti, che le associazioni stanno facendo, portando avanti, fornendo in questo momento. Quindi sono grandi opportunità che noi dobbiamo cogliere, sono opportunità che dobbiamo cogliere in un momento di difficile anche nella parte dell'operatività, è difficile nella parte economica, ma è un rischio che dobbiamo correre e lo dobbiamo fare subito. Quindi secondo me la strada della formazione sarà determinante e vedrete che andrà a risolvere non soltanto l'attualizzazione dell'offerta, una migliore comunicazione, un miglioramento della distribuzione, una maggiore chiarezza sull'identità, ma anche andrà poi ad affrontare e risolvere il grave problema del non solo dell'eccessivo turnover della ristorazione, qui apro di nuovo un altro ginepraio, ma anche in questo momento il disinnamoramento di una categoria, non soltanto una generazione, perché anche le persone di una certa età, che più grandi, che facevano questo meraviglioso lavoro, se ne stanno allontanando. Quindi in questo momento veramente la formazione e lo stare uniti, lo stare insieme e per riflettere su noi stessi è, penso, un mix, un cocktail che potrà a fatica ma porterà al successo. Grazie, grazie Nicoletta. Voglio soltanto leggere anche qui un paio di cose. Ci tengo soprattutto per voi che avete lavorato a questo incontro, grazie infinite per l'opportunità e complimenti per l'occasione formativa chiara e diretta. E poi c'è anche però una riflessione su cui dobbiamo riflettere, che è quella di chi dice c'è il problema. Lorenzo Tiezzi, lo cito perché so che è molto attivo, adesso l'ho visto, non lo conosco, sulla chat, ma ha scritto diverse cose, quando dice c'è anche il problema dei titolari che pensano di poter far tutto, si occupano di sala, di cucina, magari anche di comunicazione, ognuno deve fare il suo mestiere. È chiaro che Lorenzo me lo consentirà, tira un po' l'acqua al suo mulino, perché si occupa di comunicazione, quindi magari deve in qualche modo tirare, ma lo capisco, perché effettivamente la comunicazione è una cosa molto delicata, che se non sai gestirla bene rischi di farti male, quindi va gestita con correttezza. Però anche qui torniamo alla solita questione: bisogna trovare strumenti, modelli che consentano anche ad una microimpresa di poter accedere a servizi di qualità, di livello, perché se quei servizi di qualità e di livello sono servizi inaccessibili per ragioni di individuazione delle competenze, ma anche per costi, è evidente che le piccole e microimprese resteranno sempre tagliate fuori. Quindi non è che non capiscono gli imprenditori che è necessario fare alcune cose, ma spesso non riescono a farle oggettivamente. Quindi il nostro compito, e qui siamo più noi in causa, è di mettere in campo degli strumenti. Ad esempio, quello della formazione lo stiamo facendo, probabilmente dovremmo trovare anche delle modalità per erogare delle forme di consulenza che siano, come dire, sostenibili, accessibili anche ad una microimpresa, no? Per cui magari ti fai un'analisi di posizionamento in modo non diciamo gestito in un certo modo, che sia un modo poco oneroso, perché riesce a distribuirlo su tanti soggetti. Questo noi possiamo farlo, abbiamo tante imprese che seguono il nostro sistema, oltre 100.000, e quindi possiamo mettere in campo degli strumenti. Bisogna soltanto avere qui la creatività per individuare nuovi strumenti. Tutto qua. Posso aggiungere soltanto, Luciano, una cosa? Certo. Allora, anche lì la formazione sarà proprio una forma di mentoring, no? Che non è coaching. Mentoring è praticamente come un allenatore quando va in palestra, no? Che ti spiega come fare questi esercizi, un esercizio della mente, no? Ovviamente non è che si devono sostituire, come diceva Leonardo, e diventano loro ufficio stampa, loro comunicatore, loro brand manager, ma devono essere consapevoli di quali sono i passi
per costruire un brief, vale a dire un documento del quale dici io sono questo, i miei valori sono questi, e quindi poi questo documento può essere declinato all'architetto che ti deve aiutare, al grafico, in modo che così tutti questi consulenti sono soltanto degli attivatori, capito, dei mentori, e poi il ristorante può continuare da solo. Bene, prendiamoci l'impegno di mettere a terra, come mi piace sempre dire, un'esperienza. Magari facciamo una prova, proviamo a declinarlo da qualche parte, vediamo con un gruppo di ristoratori, ma vediamo se funziona, se ne traggono beneficio, e poi proviamo magari a replicarlo. Bene, sarebbe veramente una bella sfida ci lanci il guanto della sfida. Assolutamente sì, perché voi sapete che io cerco sempre di capire come un piccolo imprenditore possa utilizzare certe competenze e come metterle a frutto, perché capisco che c'è anche un po' all'inizio di diffidenza, poi soprattutto quando uno deve investire vuole investire avendo la certezza che quell'investimento, e poi in un periodo come questo, dia risultati. Di salti nel buio non possiamo permetterci di suggerirne a nessuno. Io so che possiamo fare qualcosa, ci mettiamo in gioco noi per farlo, noi come federazione. Quindi questa è la prossima tappa, vediamo di realizzare qualcosa, magari un caso, scegliamo un posto dove poter mettere in campo un'idea per applicare questo metodo su un gruppo di imprese e vediamo che cosa succede. Poi magari ne vedremo delle belle. Nel prossimo corso racconteremo anche di questa esperienza. Molto entusiasmante, veramente. Bene. Un'idea allora, bellissima, guarda. Allora, veramente. grazie a voi. Io ovviamente non vedo altre domande. Ottima idea. Bene, qualcuno già si sta, sì, di registrazione. Qualcuno si sta candidando. Noi bene, si accettano i volontari. Ci impegniamo a fare qualcosa di pratico da questo punto di vista. Intanto invito tutti a chiedere di fare corsi su questi temi, chiederlo alla propria associazione territoriale, alla propria FIPE, che sta diciamo in ogni città, per fare questo corso, anche perché la formazione è il punto di partenza, è quella che ci rende consapevoli dell'importanza di fare alcune cose. Senza formazione rischiamo di andare semplicemente a intuito. L'intuito va bene, c'è chi ne ha di più e chi ne ha di meno, ma non basta, ci vuole anche un po' di consapevolezza. Dopodiché ci mettiamo subito all'opera su questa cosa, e poi naturalmente, ma non me l'hanno chiesto le autrici, lo faccio io perché penso che gli sia dovuto, se qualcuno ha voglia di leggersi questo Creative Restaurant Branding, lo faccia. È un'occasione magari per trovare quelle domande e dare una risposta. Mi sentivo in dovere di farlo anche se nessuno me l'ha chiesto, perché abbiamo avuto due persone che si sono messe a lavorare, non solo a dedicarci queste due ore di tempo, ma anche a lavorare sulla presentazione. Naturalmente è credo un investimento che loro sanno che stanno facendo, anche un investimento sulle loro competenze, però è giusto che quando le cose vengono fatte bene abbiano come dire il diritto alla menzione. Io ringrazio tutti e a presto, alla prossima. E ovviamente colgo l'occasione per fare gli auguri di Buon Natale in largo anticipo a tutti, sperando di continuare a lavorare quest'anno senza nessuna interruzione come è accaduto lo scorso anno. Noi abbiamo spinto perché venisse scongiurata qualsiasi chiusura. Sappiamo che ci sono limitazioni che non ci piacciono, ma non abbiamo alternativa, perché l'alternativa è quello che sta avvenendo in Austria, in Olanda e probabilmente a breve anche in Germania. Noi speriamo che l'Italia resti fuori da questo esito epilogo così nefasto. Ecco qua. Grazie ancora. Grazie. Grazie a voi. Infinite. A presto. In bocca al lupo. Auguri. In bocca al lupo a voi. Ciao. Grazie, ciao a presto. Buonasera. Grazie Luciano, grazie agli ascoltatori.